Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi delle letture che ho fatto a maggio, che sono state parecchie perché ho letto ben 15 libri e sono molto 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 felice di questa cosa. Come al solito, giù nell'info box troverete i link di tutti i libri che vi cito in questo video. Sono link affiliati ad Amazon. Questo per voi non comporta nessun sovrapprezzo, semplicemente una piccola percentuale del vostro ordine andrà a me per supportare il canale. Detto questo, se ancora non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina. Se il video vi piace, lasciate un like e un commento. E adesso partiamo. Allora, parto intanto con il primo libro cartaceo che è stata una collaborazione e sto parlando di The Life is Gone di Samuel Beconcini. Allora, questo è un distopico, è il primo volume di una saga. E devo dire che mi è piaciuto anche parecchio. Di che cosa parla questo libro? Allora, uno dei protagonisti è Mike, che si sveglia dal coma dopo 20 anni e scopre che la Terra è stata distrutta da una guerra nucleare che ha spazzato via gran parte della popolazione. Mike non si ricorda assolutamente niente, neanche il suo nome, non si ricorda che cosa è successo nel mondo e la prima persona che incontra è Demetra e i due si uniranno per affrontare la cattiveria dei banditi e ci sarà appunto tutta un'avventura. È un libro che ho letto molto molto velocemente, mi è piaciuto parecchio, anche se devo dire forse la scrittura è un pochino piccola, ma io sono mezza cieca, quindi ci sta benissimo che sia un problema mio. Comunque è una scrittura molto scorrevole, ho letto il libro velocemente e devo dire che di solito i romanzi distopici rischiano di avere dei dialoghi che non sono molto veritieri, non so come spiegare, ma questo non è stato il caso. Mi è piaciuto veramente tanto. La storia è realizzata bene, ci sono molti colpi di scena, la trama appunto è incalzante, quindi riesce a catturare bene l'attenzione del lettore. Devo dire che ho trovato vari refusi nel libro, ma comunque questo non è stato un problema perché la lettura è andata avanti velocemente. Abbiamo una narrazione in terza persona, questo mi è piaciuto perché ci permette di capire meglio i punti di vista di tutti i personaggi, che devo dire mi sono piaciuti tantissimo. In molte parti la lettura è stata divertente, mi sono proprio messa a ridere perché alcuni personaggi che sono veramente fuori dal comune, un po' fuori di testa, hanno reso veramente una lettura molto interessante e molto divertente. Mike è un personaggio che mi ha affascinato molto, mi ha affascinato proprio perché di lui non si sapeva niente, si vengono a scoprire alcune cose della sua vita durante la storia perché lui piano piano inizia a ricordare qualcosa e quindi questa cosa mi ha molto affascinata. Ovviamente spero di scoprire ancora di più su Mike nel secondo libro, però appunto è un personaggio che mi ha affascinato, ma mi hanno affascinato tantissimo anche quei personaggi fuori di testa che sono stati veramente molto divertenti, ma di cui non voglio parlarvi perché vorrei che li scopriste voi poi nel libro. E quindi niente, è una lettura che mi è piaciuta e non vedo l'ora di continuare questo viaggio con questa saga. Altra collaborazione è stata Valley Night. L'ho letto in digitale, ma il libro mi è piaciuto moltissimo, quindi lo comprerò poi in cartaceo per fare poi un video dove ve ne parlerò un pochino meglio. Comunque il libro è di Lisa Saporito. E questo è il primo romanzo di una trilogia, ma comunque è un autoconclusivo e mi è piaciuto molto perché è un retelling di Robin Hood, un fantasy romance, retelling di Robin Hood con la protagonista al femminile, quindi molto 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 interessante. La protagonista di questa storia è Eufonia, che è conosciuta come la ladra della notte e appunto non ha rivali a Valley Night. Valley Night è una città divisa
in due da un fiume dove da una parte abbiamo i nobili, i ricchi, e dall'altra invece abbiamo le persone povere. Eufonia è una ragazza che ha rinunciato ai lussi del suo casato per appunto derubare i nobili e aiutare i poveri, quindi appunto una Robin Hood. A un certo punto però abbiamo una comparsa di un rivale che appunto metterà la protagonista in serio pericolo, e poi abbiamo anche l'arrivo in città di un cacciatore di taglie, e i suoi ideali saranno in continuazione, saranno messi in discussione in continuazione. Quindi questa è la storia, un libro anche qua letto velocissimo, non me ne sono neanche accorta, e l'ho letto in un giorno. E la cosa che mi è piaciuta è che di solito vediamo tanti retelling della Bella e la Bestia, di Cenerentola, però retelling di Robin Hood, soprattutto con una protagonista donna, devo dire che io personalmente non li avevo mai letti, e questa cosa mi è piaciuta molto. La scrittura appunto è molto scorrevole, e Lisa è stata bravissima perché riesce a immergere il lettore in un periodo intorno all'Ottocento, ed è stata molto brava perché i dialoghi, l'ambiente, insomma è stato veritiero per quel periodo lì, intorno all'Ottocento, quindi questa cosa mi è piaciuta. Di solito a volte capita di trovare dei romanzi ambientati nell'Ottocento, però poi i dialoghi si sente, si percepisce che sono molto più moderni, e quindi la cosa stona. In questo caso non è successo. Inoltre abbiamo un mondo un po' steampunk, anche questa cosa mi è piaciuta molto, e mi è piaciuto tanto perché abbiamo questo mondo appunto steampunk con nobili, con poveri, con insomma è stata un'ambientazione secondo me ben riuscita, ben pensata, e in poche pagine appunto è riuscita a descrivere molto bene questo mondo, e riuscivo proprio a immaginarmelo senza problemi. Quindi la storia è carina, la storia d'amore è gestita molto bene, mi è piaciuta molto, e anche qua non mancano colpi di scena, quindi ve lo straconsiglio, è un librino che non costa neanche tanto e appunto super consigliato. Altro libro che ho letto è stato Ella. L'ho letto grazie alla collaborazione con la casa editrice Dark Zone Edizioni. Era un libro che puntavo da un po'. Il libro è scritto da Maria Chiara Moscoloni, è un fantasy per ragazzi, devo dire. È molto originale la trama, dolce e molto carina. La protagonista della storia è Ella, e Ella è un libro senziente. Ella viene scelta da Mia, che è una bambina piena di fantasie, una bambina dolcissima, e Mia è in grado di percepire il magnetismo dei libri. Mia e la madre però non sanno che i libri senzienti sono in grado di comunicare tra loro. E quindi poi si sviluppa tutta una storia di questo libro adottato che si ritrova nella libreria di Ella e della madre, e succederanno varie cose. È un romanzo, devo dire, secondo me adatto ai grandi e ai piccini, perché la storia è molto carina, quindi adatta ai ragazzi, ai ragazzini, però è anche profonda e quindi è, può essere vista con occhi diversi da una persona adulta. La lettura è stata molto scorrevole e piacevole, e mi è piaciuto il fatto che i libri senzienti sono in grado di parlare e pensare come un essere umano, quindi è stato molto divertente anche scoprire tutti i vari libri personaggi, c'era Dottor Jekyll e Mr. Hyde, abbiamo Dracula, è stato molto divertente scoprirli, e è stato divertente anche assistere alle varie discussioni tra i libri. È stato veramente carino, e appunto l'ho trovato molto originale. Il finale è stato per me inaspettato, mi è piaciuto molto, e sorprendente, devo dire, è appunto un viaggio tra la vita e la morte, e questo porta il lettore a pensare a molte cose, ad avere una lettura un po' più profonda. E quindi niente, anche questo è un libro piccolino perché sono 160 pagine circa, che mi è piaciuto molto e che è super consigliato. Altro libro letto è Rosa come il Natale di Priscilla Potter, anche qui si parla di un libro piccolino, sono 140 pagine circa ed è un romance. La protagonista di questa storia è Samantha, che vive a Portland e è la proprietaria di un negozio di antiquariato.
Samantha si prende cura della sorella da quando la madre è morta, il Natale in città si avvicina e appunto arriva un team di esperti per cercare di migliorare il turismo natalizio nella città. E tra questi, tra queste persone del team abbiamo l'affascinante Brad Connor, e quindi nasceranno tutta una serie di dinamiche. È una storia molto carina e frizzante, la scrittura è semplicissima e molto scorrevole e mi è piaciuta molto l'aria natalizia appunto che si respirava in queste pagine, e secondo me questa appunto quest'aria natalizia è adattissima a raccontare le storie d'amore. Mi sono piaciuti molto Samantha e tutti i suoi amici, mi rendo conto che magari non sono stati approfonditi al 100%, ma perché secondo me verranno poi approfonditi nel secondo libro, che spero di leggere. Trovo che sia un libro appunto adatto a chi ama il Natale, ma anche a chi ama le storie d'amore non troppo sdolcinate ma carine. Quindi anche questo è un libro super consigliato. Ma devo dire che di libri che non mi sono piaciuti ce ne sono veramente pochissimi, forse uno solo. Poi, altro libro letto, altri due libri, ve ne parlo insieme, sono i primi due libri della saga S de Reset. Allora, il primo libro è Il Risveglio, mentre il secondo libro è L'Inizio della Fine, che è il prequel di Il Risveglio. Qua parliamo di distopia e l'autrice è Donatella Tamburini. Allora, nel Il Risveglio ci troviamo nell'anno 2104 e una terribile malattia ha ucciso gran parte della popolazione. Ci focalizziamo subito dall'inizio su Nicholas, che non ha nessun ricordo tranne il suo nome, e scoprirà che il futuro dell'umanità è nelle sue mani. Il come e il perché lo dovrete scoprire poi voi. Anche qui, libro letto in una giornata, un libro abbastanza piccolo, sono 260 pagine mi sembra circa, scrittura semplice, molto scorrevole e ci sono molti colpi di scena. Si percepisce che è il primo libro dell'autrice, ma nonostante questo è stata per me una lettura molto piacevole e mi ha lasciata, devo dire, incollata fino alla fine. Donatella è stata molto brava con i colpi di scena che mi hanno lasciata a bocca aperta e assolutamente non me li aspettavo, soprattutto il finale mi è piaciuto tantissimo. E descrizioni ben fatte, mai noiose, è stata molto brava soprattutto a descrivere la malattia, quindi questi reietti, come erano, come agiva la malattia su questi corpi, è stata veramente molto brava nelle descrizioni. Quindi il primo libro mi è piaciuto molto, ma mi è piaciuto molto anche il secondo libro, che appunto è il prequel, e quindi qua ci troviamo nell'anno 2083 e scopriamo come ha avuto inizio questa malattia e che cosa c'è dietro a questa malattia. Anche questo libro mi è piaciuto moltissimo, mi è piaciuto intanto ritornare ai personaggi che avevo trovato nel primo libro e approfondire ancora di più la storia di questi, ma la cosa che ho apprezzato tantissimo è stato scoprire la storia del presidente Green, che nel primo volume per ovvie ragioni è stato un pochino tralasciato, ma qua in questo secondo volume capiamo che cosa c'è dietro a questa persona e il perché delle sue scelte, e questo l'ho apprezzato tantissimo. E quindi anche qua confermo il giudizio del primo libro. Donatella mi ha dato anche il terzo libro in ebook che leggerò presto, ve ne parlerò poi nel prossimo mese. Altri due libri che ho letto e che mi sono piaciuti tanto sono due libri di Roberta Fierro e è una dilogia, sì, è l'Archangel's Dilogy, e ho letto il primo e il secondo volume. Il primo volume è La leggenda di Neder, mentre il secondo volume è La maledizione dei negromanti. Qua abbiamo un fantasy, anche qua, la protagonista è Diana, nel primo volume, decide a un certo punto di cambiare la sua vita, di lasciare il lavoro che odia per cercare qualcosa che si avvicina alla sua passione, che è l'arte, e quindi appunto inizia questo nuovo lavoro e in più incontra un nuovo coinquilino, quello che sarà il suo nuovo coinquilino, che è veramente inaspettato. Un incontro con un angelo però le rivela chi potrebbe diventare e si ritroverà così invischiata in una battaglia tra Neder, che sono i prescelti appunto degli arcangeli di luce,
e i negromanti, che sono invece seguaci degli angeli caduti. Quindi questa è un po' la trama del primo libro. È una storia avvincente, interessante, è ricca di colpi di scena che veramente mi hanno stesa, soprattutto il primo libro, il finale è stato stupendo, un libro che mi ha incatenato alle pagine, che mi è piaciuto molto, i personaggi sono ben caratterizzati, mi sono piaciuti tutti i personaggi, la protagonista Diana è stata la mia preferita perché è una donna forte, determinata, ma allo stesso tempo è una donna buona e altruista. Gli arcangeli mi sono piaciuti molto perché sono molto diversi da quelli che ci possiamo aspettare seguendo un po' quello che raccontano le religioni, quindi mi è piaciuto scoprire che in realtà sono molto più vicini agli esseri umani in questo libro e sono stati divertenti da scoprire. Ovviamente tutti bellissimi, stupendi. E niente, la storia è stata, l'ho letta in talmente poco tempo, non me ne sono neanche accorta di averlo finito, quindi mi è piaciuto moltissimo. Nel secondo volume la trama non ve la racconto perché se non avete letto il primo è spoiler. Comunque mi è piaciuto anche qua ritrovare i vecchi personaggi, scoprire i nuovi personaggi. Anche qua scrittura scorrevole, trama avvincente, battaglie descritte benissimo, per niente noiose e veramente riuscivano a immergere il lettore all'interno della battaglia. È stato veramente molto bello leggerle. Mi è piaciuto molto Kaidan, non so se si pronuncia così, comunque è un nuovo personaggio che troviamo in questo secondo volume. L'ho apprezzato tantissimo come personaggio. Abbiamo un finale bellissimo, quindi una dilogia che secondo me merita dall'inizio alla fine. Altro libro letto è Shadows, che è scritto da Jennifer Almentrout. Questo è un fantasy romance che io ho letto con un gruppo di lettura, che però adesso sono veramente indietro, ho letto solamente questo. Fa parte della saga Lux ed è il prequel di Obsidian. Praticamente qua vediamo la storia con gli occhi, il focus della storia è su Dawson. È una storia che ho letto velocemente perché sono pochissime pagine. Devo dire che la copertina, per quanto mi riguarda, è orribile, veramente orribile. Letto comunque in poco tempo. La scrittura è molto lineare, quindi questo fa sì che il lettore possa leggere in maniera molto scorrevole il libro. La narrazione in terza persona ci permette di vedere i vari punti di vista, non solo quindi di Dawson, ma anche del fratello e degli altri personaggi, e in poche pagine l'autrice è riuscita a spiegare perfettamente il rapporto tra Beth e Dawson. È un finale molto inaspettato, è stato il primo volume di questa saga che ho letto e non ho mai letto niente di quest'autrice e non vedo l'ora di continuare. Vi farò poi sapere se riesco a continuare questa saga. Ho letto poi un altro volume, un romanzo, Into the Void, la prima parte. Questo qua scritto da Black Steel, sono due autrici che appunto hanno scritto a quattro mani questo romanzo. Abbiamo delle tematiche omosessuali, abbiamo degli argomenti molto forti di violenza, quindi se di solito non leggete cose violente, siete un po' suscettibili, vi consiglio altro. Qua siamo in un istituto molto prestigioso e elitario nella Scozia, dove all'interno abbiamo due club, i Void e gli Snipers, che sono due club che si danno la caccia da generazioni. C'è uno scontro appunto brutale tra questi due club. Allora, la cosa che mi è piaciuta molto sono i personaggi, che sono descritti in modo maniacale, descritti e caratterizzati in modo maniacale, quindi questo veramente è un punto a favore del romanzo, perché gira tutto intorno a questi personaggi. E questa super caratterizzazione rende questi protagonisti reali. Ti porta appunto a tifare per questi protagonisti, anche se in realtà i protagonisti del romanzo non sono i buoni, ma sono i cattivi, anzi direi cattivissimi. Ci sono molte interazioni e intrighi tra questi personaggi e qua e queste appunto rendono il libro molto molto interessante. L'unica cosa, secondo me, questa è una cosa puramente soggettiva, ci sono troppe scene di sesso. Il libro è veramente tanto lungo e quindi io avrei eliminato qualche scena di sesso perché ce ne sono tante, scritte in maniera super dettagliata, ma ne avrei tolte qualcuna, ecco, perché una volta che ne hai lette una decina va bene così. Ecco, secondo me. Questi personaggi
i protagonisti sono dei personaggi molto disturbati e rendono la storia molto violenta e cruda, ma è un punto secondo me a favore del romanzo. È un libro intenso, è un libro che riesce a farsi apprezzare, anche se è un libro intossicante. Anche qua, narrazione in terza persona che permette di capire i punti di vista di tutti e 8 i personaggi, scrittura fluida e le storie d'amore, devo dire che non sono assolutamente banali, anzi, tutto ciò che è il contrario della banalità o della normalità. E quindi niente, spero di leggere presto il secondo volume. Ho letto poi L'avvento della magia, Origini. Questo è scritto da Elena Cataneo ed è il primo libro fantasy della casa editrice Blueberry Fantasy Edizioni. È un urban fantasy che è il primo di una trilogia e mi è piaciuto tantissimo. Allora, la storia parla di una strana luce che colpisce la Terra, dotando milioni di persone di abilità magiche. In alcuni casi, più che magia, sembravano quasi dei supereroi questi personaggi. E appunto la vita di Dorothy, che è una madre single e segretaria di uno studio di procuratori sportivi, cambia drasticamente. Però non è solo la vita di Dorothy che a cambiare drasticamente, ma perché appunto la Terra è costretta a fare i conti con la magia, che è una cosa assolutamente sconosciuta. Anche qua, ho divorato questo libro grazie alla scrittura fluida dell'autrice. Devo dire che è stato un suo primo libro, un libro d'esordio da quello che ho capito, ed è stata veramente molto brava. La storia secondo me è originale e riesce a tenere il lettore incollato alle pagine. Ovviamente anche qua non mancano colpi di scena e le battaglie sono ricche di azioni, avvincenti e mai noiose. I personaggi sono caratterizzati molto bene e Dorothy è stata la mia preferita, veramente una persona che si ritrova con una vita sconvolta, non voleva avere questa nuova vita, ma che nonostante le paure riesce comunque ad affrontare il tutto e secondo me ci riesce molto bene. Devo dire che è stato, per quanto mi riguarda, un ottimo primo volume e non vedo l'ora di continuare questa trilogia. Allora, passando ai libri che invece ho acquistato io, che non sono state collaborazioni, ho letto L'anima della strega, che è il primo libro di una saga, Le streghe di Cutting Hollow. Non so se si pronuncia così, io e l'inglese non facciamo parte dello stesso pianeta. Comunque, un urban fantasy romance. Sono libri comunque autoconclusivi, nel senso che nel primo libro vediamo come protagonista Abby, nel secondo libro vediamo come protagonista la sorella e ci sarà tutta una vicenda della sorella, nel terzo la vicenda della seconda sorella, bla bla bla, quindi sono storie con i soliti protagonisti, ma appunto storie diverse che iniziano e finiscono in un unico volume. Allora, la protagonista appunto di questo primo volume è Abby, una strega che torna a casa dopo 10 anni per accudire il padre malato. Arrivata però in città si ritrova a dover fare i conti con il proprio passato, quindi con il suo ex fidanzato e con la sua magia che sembra non funzioni come dovrebbe. È un libro che mi è piaciuto, ma mi aspettavo più magia, nel senso che questo è un romance con un tocco di fantasy, perché appunto si sta parlando di streghe, ma la magia e le streghe in questo libro sono marginali, non ce n'è tanta di magia, quindi anche se non amate il fantasy, secondo me questo libro può piacervi. Copertina che a me fa impazzire, mi piace moltissimo, è anche tipo soft touch, bellissima. L'ho apprezzato appunto grazie a questa scrittura molto scorrevole, non è un libro ricco di corpi di scena, appunto, a un romance, ma si può capire anche dalla trama. Io questo lo dico perché ho visto tanti commenti su Amazon di persone che aspettavano dei colpi di scena o una trama avvincente. No, è semplicemente un romance dove tutto gira intorno a una storia d'amore. La storia appunto è carina, mi è piaciuta e è perfetto appunto se si sta cercando un libro leggero da leggere velocemente, se si ha poco tempo, questo secondo me è un buon libro. Se vi aspettate, se cercate qualcosa di più,
sicuramente questo non ve lo consiglio, ma per una lettura leggera, anche sotto l'ombrellone, questo è consigliato. Poi sono andata avanti con Il drago della Oscar Wolt e appunto ho letto Il meraviglioso mago di Oz e Peter Pan e i giardini di Kensington di questo drago che è Alice, Dorothy e Wendy. Avevo già letto i primi due volumi che erano Alice nel paese delle meraviglie e il secondo è Attraverso lo specchio. E quindi sono andata avanti. Mi manca da leggere il secondo libro di Peter Pan. Allora, parto con Il mago di Oz, era una storia che già conoscevo, ho altri volumi per ragazzi illustrati del mago di Oz, però devo dire che non avevo mai letto la storia integrale e mi è piaciuto trovare delle cose che appunto non sapevo. Mi sono piaciuti i protagonisti, la storia è molto carina, si conosce tutti, quindi mi è piaciuta molto. Per quanto riguarda invece Peter Pan nei giardini di Kensington, è la storia di Peter Pan, del prima che arrivasse appunto da Wendy e che la portasse nell'isola che non c'è con Capitan Uncino e Trilli bla bla. Questo libro, Peter Pan e i giardini di Kensington, a me non è piaciuto per niente. Noiosissimo. All'inverosimile, un libro veramente piccolo ma che io ho abbandonato ed è il secondo libro nella vita che io abbandono, quindi cioè proprio mi ha fatto schifo, mi dispiace per chi l'ha letto e a cui è piaciuto, bravi, nel senso gusti personali, a me proprio non è piaciuto, l'ho trovato molto noioso. Avevo iniziato a leggere anche Peter Pan, il secondo volume, che poi però ho dovuto stoppare per leggere le collaborazioni e anche quello era leggermente noiosetto, però che dire, non lo so che dirvi. Il libro, questo qua, è veramente molto bello, sono libri da collezione, scomodi da leggere perché sono grossi, li dovete leggere seduti a una scrivania o a un tavolino, però molto bello. Per adesso è un libro che vi consiglio, anche se appunto quel volume di Peter Pan non mi è piaciuto. Però, vabbè, i draghi dell'Oscar Wolt sono sempre molto molto belli. Ok, quindi questi sono stati i miei libri letti in questo mese. Spero di non avervi annoiato. Se avete dei libri da consigliare, scrivetelo giù nei commenti, perché io accetto sempre dei consigli e poi mi vado a segnare i titoli che mi consigliate. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!